Solofra è in un punto strategico, c'ha la sua industria, anche se c'è sempre un po' di sofferenza, tuttavia l'ambiente e la cultura dell'ambiente non può essere soltanto una teoria astratta, deve essere concretizzata attraverso il concorso dei livelli istituzionali, in particolare la Regione, che qualcosa ha fatto per la verità per quanto riguarda il disinquinamento, però molto altro resta ancora da fare. Bisogna approfittare degli indirizzi dell'Unione Europea, perché se i fondi vengono guardati con attenzione e rivolti soprattutto al superamento delle difficoltà di carattere ambientale, cioè Solofra non può non entrarci, ma non può non entrarci anche la Regione, la cui competenza in materia di ambiente è quasi esclusiva, diciamo. Mancino, dopo la nomina del segretario De Blasio al PD, cosa si aspetta e cosa auspica? Maggiore coesione o ulteriori spaccamenti? Ma io ho sempre predicato inutilmente, starei quasi per dire, ma per non offendere il compianto Presidente della Repubblica e Einaudi, le prediche inutili. Io ho sempre detto che bisogna trovare il massimo dell'unità, ma questo non dipende solo da una parte, dipende da tutti. E questo è un mio auspicio, non lo so, perché poi oltretutto io sono estraneo all'organizzazione del Partito Democratico, perché non sono un militante, però essendo il maggiore partito in provincia ha maggiori responsabilità anche rispetto agli altri, ma gli altri livelli rispondono. Onorevole, con una Europa che è vittima delle spinte verso l'esterno, verso la fuga, è ancora possibile parlare di sviluppo e di finanziamenti? Di sviluppo e di finanziamenti si può parlare solo in Europa, perché oramai investiamo esclusivamente le risorse europee e questo accade da circa 20 anni. Le investiamo male, le investiamo poco, non siamo capaci di far adottare delle scelte che siano più congeniali allo sviluppo del nostro paese, questo è un altro discorso. La politica deve essere più capace di indirizzare le scelte dell'Unione Europea verso i bisogni anche del nostro mezzogiorno, dell'Italia, ma dire no all'Europa perché siamo in crisi vuol dire fare un doppio errore, quindi dare un doppio svantaggio alla nostra produzione, alla nostra economia e ai nostri cittadini, quindi assolutamente più Europa in questo momento. Onorevole, che occasioni comunque per il nostro territorio, per la nostra provincia? Ma il territorio ha una sua vocazione che credo debba essere un attimo rimessa in forze, cercando di accompagnare quella che è la richiesta che viene anche in questo caso dall'Unione Europea di una produzione in qualsivoglia settore compatibile alle esigenze dell'ambiente, quindi più ecocompatibile. Qui abbiamo un rallentamento della produzione in ragione anche dell'impatto negativo che ha sull'ambiente, sull'ecosistema, e questo deriva non dal fatto che in assoluto queste produzioni sono dannose per l'ambiente, ma dal fatto che evidentemente non sono stati promossi alcuni strumenti nel nostro sistema economico che possano aiutare gli imprenditori e i produttori, tutto diciamo il ciclo di produzione conciario a non impattare in maniera così negativa il territorio senza doversi caricare però dei costi assolutamente improponibili e sicuramente non competitivi. Assessore, ci siamo, a fine ottobre dovrebbero uscire i PAC, ma in Irpinia cosa arriverà di questi soldi? Ci siamo, il 31 di ottobre alle 15 è convocata la riunione finale con le parti sociali e con Confindustria e per chiudere l'avviso, quindi adesso dobbiamo soltanto raccogliere poi le manifestazioni di interesse e mettere a bando appunto le risorse finanziarie stabilite. Quindi abbiamo mantenuto il cronoprogramma. Colgo l'occasione per annunciare che giovedì firmeremo il contratto con Ecotec sui vecchi contratti di programma, con un'altra impresa che opera in provincia di Avellino, e il 25 con EMA. La cerimonia si avverrà nello stabilimento appunto di EMA qui in provincia di Avellino. Quindi abbiamo rispettato il cronoprogramma che ci eravamo dati, che per le imprese è vitale. Senta, anche su aspetta delle risposte, soprattutto il distretto Solofrano. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero stanziare le risorse, preparare i bandi e gli avvisi, ora tocca agli imprenditori, quindi, che avranno il dovere di assorbire i lavoratori espulsi dal mercato produttivo.
Questa è una misura disegnata per i lavoratori espulsi e abbiamo stanziato le risorse, abbiamo previsto, come ci chiedeva anche Confindustria Avellino, di prevedere i vasi comunicanti, quindi se Avellino andrà oltre potrà beneficiare delle risorse che avanzeranno dalle altre aree di crisi. Adesso gli imprenditori devono fare la loro parte, quindi devono presentare i progetti in regime d'aiuto e prepararsi, diciamo, ad assumere entro 60 giorni i lavoratori che appunto espulsi dal ciclo produttivo. Quindi la regione ha fatto la sua parte e adesso tocca alle imprese ripartire con queste risorse che mettiamo a disposizione.